Oggi ho avuto un incontro di lavoro importante, anzi importantissimo, direi determinante. Ma avevo di fronte una persona di sesso femminile con la quale non mi ero mai visto, che conoscevo soltanto in virtù di incontri telefonici, quindi di chiacchierate al telefono. Volevo colpire anche per il mio profumo, non soltanto con grazie a quello ovviamente, ma anche per il mio profumo. E quindi dovevo scegliere, avendo un arsenale di profumi, ma ho preferito non rischiare con profumi di nicchia o artistici troppo forti come i vari Spirit of Dubai, non rischiare con profumi troppo particolari come per esempio i vari fruttati, no? O con profumi troppo forti come i vari Megamare, Terroni o Stercus. E neanche con i profumi troppo orientali come per esempio Annone. Ho scelto di puntare su un profumo che piacesse al 99,9999% a questa signora. E quindi ho scelto di puntare su un commerciale, perché voi sapete che i commerciali sono stati progettati per piacere alle masse, non come la nicchia, che sono stati progettati per piacere a determinate categorie di persone, come per esempio gli Amouage, no? Che sono i miei preferiti. E quindi ho deciso di puntare sul numero uno dei profumi commerciali, quello che piace a tutti, quello che è un piacere indossare sempre e comunque adatto per qualsiasi circostanza, formale e informale, quello che ti dà allegria, brio, ma ti dà anche eleganza, ovvero Bleu de Chanel nella versione Eau de Parfum. Agrumato, fresco, aromatico, legnoso, speziato. Tantissimo pompelmo, tanti agrumi in apertura, tanto vetiver, legno di cedro, legno di sandalo, materie prime di alta qualità. Tutto stupendo, tutto super fresco. Il risultato qual è stato? Quello che la signora ha notato il profumo, anche perché io, voi lo sapete, ne spruzzo tanto. La signora ha notato il profumo, l'incontro è andato bene, mi ha fatto tantissimi complimenti, grazie a Bleu de Chanel. Quindi, quando non sai cosa metterti, vai sul sicuro, vai su un commerciale, ok?